Bentornati su Radio Yes, state ascoltando Voglio Vivere Così. Iniziamo subito la nostra puntata con un ospite che ci racconterà delle cose bellissime su uno spettacolo molto molto importante che avremo il piacere di vedere a partire da stasera al Teatro Vascello, perché il 10, l'11 e il 12 aprile andremo a vedere Open di Daniel Ezralov. Noi parliamo proprio con il produttore di Open, diamo il benvenuto e il buon pomeriggio ad Antonio Gnecchi. Ciao Antonio. Benvenuto. Buongiorno e grazie mille. Sappiamo che sei in treno. Esattamente, spero che non vada giù la comunicazione. Perfetto, però... ci proviamo senza problemi, anche perché mi hai detto che sei in galleria, ma abbiamo una linea perfetta, quindi... Evviva le ferrovie dello Stato! Evviva, perfetto! Allora, noi parliamo di Open, però io vorrei rivolgermi un attimo a quegli ascoltatori che non hanno mai sentito parlare di Daniel Ezralov. Vuoi dire due parole per presentarlo loro? Ma allora, Daniel Ezralov è stato un grandissimo performer, ballerino... negli anni 80 e 90, come si dice nel nostro gergo tecnico, era un animale da palcoscenico, un straordinario interprete della danza contemporanea americana, diciamo, di quella danza allegra, facile, diretta a un pubblico largo, si vuol dire. Lui è stato uno dei, diciamo, è stato il primo ballerino, forse tutti lo conoscono perché è stato uno dei, il primo ballerino dei Momix, quindi quello che ha creato, diciamo, la notorietà di una compagnia straordinaria come quella dei Momix. Poi si è staccato, ha fatto un suo percorso, diciamo che è un coreografo ballerino che utilizza tutte le forme d'arte possibile, dal video, ovviamente il movimento. È veramente un grande utilizzatore di forme d'arte possibili che si possono mettere in palcoscenico. Ecco, la prima disciplina che lui utilizza, ovviamente facendo parte all'inizio della sua carriera dei Momix, si capisce che è la danza, giusto? Assolutamente sì. Ecco, lui attraverso la danza riesce a comunicare tantissime sensazioni a coloro che lo guardano, perché è davvero un maestro in questo. Ormai effettivamente tutti lo conoscono, e noi, rivolgendoci all'inizio agli ascoltatori che magari potrebbero invece non conoscerlo e avrebbero potuto magari non sentirne mai parlare, invece credo che siano davvero davvero pochi. Ma questo spettacolo inizia con una grande novità, si tratta di una collaborazione, giusto? Sì, abbiamo noi di solito con Daniel, tutti gli spettacoli che abbiamo creato con lui, abbiamo sempre utilizzato ballerini che venivano dall'America, dagli Stati Uniti, attraverso una compagnia americana. Mm-hmm. Quest'anno invece, per la prima volta, anche perché esiste una compagnia in Italia in grado di rappresentare la sua tecnica, le sue difficoltà, i suoi pregi, e abbiamo individuato nella compagnia della Spellbound di Mauro Astolfi, una compagnia che ha la capacità di interpretare questo spettacolo nel modo migliore, anzi, forse anche meglio dei nostri americani. Quindi saranno due compagnie quelle che si esibiranno in questi giorni sul palcoscenico del Teatro Vascello? No, è sempre la Spellbound, la compagnia italiana, uh-huh. e questa che in questo momento sta rappresentando Open, non c'è nessun'altra compagnia. Noi adesso l'altra compagnia americana, eventualmente, se la utilizzeremo, ne creeremo una apposta per la tournée americana. In questo momento abbiamo solo questa qua italiana che girerà tutta l'Europa e non solo. Com'è nato questo sodalizio tra te e Daniel? È nato ormai 25 anni fa, abbiamo incominciato praticamente, lui ha incominciato a ballare quando io ho cominciato a fare il mestiere di produttore, io praticamente tutti gli spettacoli che Daniel ha fatto in Italia li ho prodotti io, e oltre al lavoro c'è anche un'amicizia profonda, non so, intellettuale anche di condivisioni culturali, di visioni uguali, e quindi è stata una cosa abbastanza naturale, nessun dottore ce l'ha chiesto, siamo andati avanti così, e siamo ancora adesso a creare idee, spettacoli, che devo dire che è molto bello anche. Qual è la sua caratteristica che ti ha colpito inizialmente? Beh, la sua capacità di non essere legato a una linea unica. Lui sperimenta,
Difatti Daniel è un artista che lavora nel cinema come lavora nel teatro, lavora nei musei, dove si crea, dove c'è la possibilità di creare un evento di qualsiasi tipo, dall'opera al balletto alla recitazione, Daniel è in grado di esprimere in qualche modo, a modo suo ovviamente, utilizzando molto la fisicità, qualsiasi cosa che gli viene chiesto. Quindi non è, non è solo un coreografo, ma diciamo che è un regista coreografo, insomma un po' tutto, insomma. Ma come si costruisce uno spettacolo del genere? Ah, si costruisce da un'idea, intanto si costruisce dal famoso sacco, la farina del proprio sacco, e le esperienze che lui ha avuto anche in Sette Soleil, come dicevo prima nel cinema, lui è stato il coreografo di Spider-Man, quindi tutto un lavoro fatto sul musical, che è completamente diverso da quello che può essere la danza contemporanea. Lui ha portato, ci si mette attorno a un tavolino, si decide poi di produrre uno spettacolo, perché in fondo è proprio una necessità, come un pittore ha bisogno di disegnare, di creare quadri, un coreografo come Daniel Edson, a un certo punto, dopo aver creato, per esempio lui ha appena finito di lavorare in Russia per l'apertura delle Olimpiadi di Sochi, adesso ovviamente è stato un grosso lavoro che ha fatto di 5 mesi a pieno ritmo, e quindi adesso è in pausa, ma sicuramente tra 6-7 mesi già, Antonio, facciamo qualcos'altro, avrai questa idea, e da quell'idea si sviluppa tutto un processo di produzione. Quanti sono i ballerini che vedremo sul palcoscenico? Sono 9 ballerini, sono 5 donne e 4 uomini, e devo dire che siamo molto molto soddisfatti, tant'è che abbiamo proprio a Roma tutta una serie di colleghi, agenzie straniere, dall'Australia alla Germania, alla Francia, alla Spagna, che vengono a vedere lo spettacolo, che sono molto interessati a portarlo all'estero. Ce ne sono di italiani? Gli italiani, i ballerini sono tutti italiani. Ah, perfetto. Infatti la compagnia Spellbound è una compagnia italiana, anzi è una compagnia di Roma addirittura. Addirittura. Ah, sì. Beh, quindi potrai raccontarci magari qualche aneddoto rispetto a quello che è il lavoro, no? Proprio magari all'interno delle prove, non so, tra i nostri ballerini nostrani, che sono ovviamente internazionali, perché andranno anche a lavorare in tantissime parti d'Europa e non solo, e anche invece un coreografo internazionale che già di per sé, insomma, ha un bagaglio molto ricco. Ma guarda, io devo dire la Spellbound è già una compagnia abituata a girare il mondo, forse una delle prime compagnie italiane che gira il mondo, quindi non ha proprio grossi problemi nell'affrontare cose. È sicuramente stato interessante per loro cambiare coreografo, perché ovviamente loro sono abituati a un coreografo come Mauro Astolfi, che è danza contemporanea di un certo tipo. Daniel Edzo è un coreografo che a 360 gradi, che parte da, come dicevo poc'anzi, da Cirque du Soleil, quindi tutto un genere, da Broadway a danza contemporanea, o a un evento come può essere quello di Sochi all'apertura delle Olimpiadi. Certo. Quindi per loro è stata un'esperienza diversa, e devo dire che l'hanno affrontata in modo eccellente, ma questo anche grazie perché la compagnia è di altissimo livello. Ah sì, esattamente, se no non sarebbero riusciti, e inoltre Daniel Edo non avrebbe mai accettato di consegnare una sua creazione a una compagnia non adeguata. Ma lui ti ha mai detto qual è il segreto con il quale sceglie i suoi ballerini? Guarda, il segreto, ne abbiamo parlato tante volte, oltre ad avere delle capacità estetiche e tecniche, che ovviamente li richiede in questo mondo dove si usa molto il corpo. Certo. Ovviamente le personalità... la personalità di un ballerino e la qualità artistica, la loro cultura, da dove vengono, e tutti questi aspetti qua sono fondamentali. Molte volte abbiamo detto di no a dei ballerini molto bravi proprio per un fatto caratteriale.
Certo, quindi ovviamente uno degli elementi fondamentali, credo, nel lavoro di Daniel Ezralov sia la versatilità, che è l'elemento principale che debba avere un ballerino, credo, no? Viste le varie tecniche che si utilizzano all'interno del suo spettacolo. A lui è caduto. Nel frattempo noi lo salutiamo e lo ringraziamo. Antonio Gnecchi, il produttore di Open, è stato con noi e noi riusciremo forse a ricontattarlo più tardi, ma il tempo stringe, quindi andiamo in pausa, ci risentiamo tra pochissimo. Grazie per essere stati con noi e state con noi fino alle 15:30, mi raccomando.